Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, siamo in via Fiorentina. Ciao Beppe. Ciao Fabio. Siamo in via Fiorentina perché ci hanno segnalato, ma lo si nota spesso passandoci, come le strisce di via Fiorentina siano quasi ormai invisibili, diversi passaggi pedonali. Solo le strisce in via Fiorentina? Anche. Diciamo che il fondo stradale ormai non ne troviamo più 10 metri. Anche qui guarda l'incrocio con via, come si chiama, via Linneo. Sì. Non si vede più, quindi qui la segnaletica è da rifare quasi totalmente. Tutta da rifare fino a San Laurentino, e la strada è tutta da rifare fino a San Laurentino. È veramente un'odissea passare su questa strada, e tu vedi il traffico che ha. Poi adesso, se inizieranno i lavori della rotatoria, 10 scampi liberi su questa strada, diventerà veramente un problema passarci. Però guarda, è veramente abbandonata a se stessa, perché è tutta una buca, la segnaletica non esiste e non lo so, disse il vice sindaco e nonché assessore alla manutenzione che a maggio avrebbe sistemato tutte le buche. Qui il problema non c'è, qui non c'è una buca, è tutta una buca. È veramente in condizioni disperate questa strada, è da rianimazione. E poi vediamo che effettivamente queste strisce effettivamente quasi non si vedono più. No, poi non c'è segnalazione, sì c'è segnalazione del passaggio pedonale laterale, vedi? Però la striscia in terra non si vede assolutamente per niente. E qui è a rischio poi, perché con le macchine, essendo una strada così dritta, passano anche a alta velocità, devi sempre stare molto attento, anche se ci sono le strisce, figurati senza. Vabbè, penso che prima o poi l'amministrazione dovrà smettere di fare qualche rattoppo e fare effettivamente il manto stradale così come si deve. E qui, fino al semaforo di San Leo, è veramente disperata la situazione, è tutta una buca. Sì, poi qui andiamo avanti, come vedi, non si vede più granché, anche perché poi di notte è anche buia. Ora è vero che la luce, i giorni sono più lunghi, però quando comunque qui cala la notte e quindi già le strisce non si vedono più, pensa la zona che è poco illuminata, esatto, è pericoloso, è veramente pericoloso. Soprattutto per i pedoni, qua arriveremo a quest'altro passaggio a livello, lì proprio è proprio passaggio scuro. Pedonale. Scusami, passaggio pedonale, ma hai confuso te così, passaggio a livello. Ma sono neanche detto io. No. L'hai detto prima, l'hai detto. E comunque qui arriviamo proprio al passaggio pedonale che è completamente scolorito. Vedi? Forse l'amministrazione aspetterà a fare le strisce perché deve rifare il manto stradale, speriamo, ma che faccia il manto stradale alla svelta, perché sennò altrimenti è veramente una cosa impensabile poter lasciare una strada in queste condizioni. Sì, quindi dissestata, segnaletica inesistente, cioè, ed è una delle vie principali di Arezzo. Guarda qua che file di macchine che ci sono. Le strisce non si vedono più. E quindi è complicato passare. Vedi? Meno male che si fermano uguali. Si fermano uguali, dico, le auto, no? Perché sì. Perché la segnalazione laterale c'è. Sì, qui c'è il cartello. Però sai che non sempre l'automobilista ci guarda. È vero. Molte volte non serve neanche i cavalli di frisa a fermare la gente. Figurati in queste condizioni qui. Esatto. Vabbè. Va bene. Speriamo. Comunque speriamo che si metta a mano sia alla manutenzione. Il fondo stradale che condizioni è? È tutto così. Si metta a mano alla manutenzione. San Laurentino è così. Esatto. Cioè, insomma, via Fiorentina qui ha bisogno sia della segnaletica che di una rimessa a punto del manto stradale. Esatto, quindi anzi, diciamo all'assessore alla manutenzione del Comune d'Arezzo di pensare anche a questo. Guarda, la segnaletica anche della fermata dell'autobus è sparito anche qui. Esatto. C'è la fermata, ma... Sì. Va quindi, insomma, tutto da rifare. Pensare magari alle zone... Ma diciamo all'assessore alla manutenzione di pensare oltre alle zone che magari interessano di più, tipo quartiere di Sant'Andrea e così via, di pensare anche al quartiere di Porta del Foro, che è vero che non vince più, è in condizioni tristi, però almeno un po' di manutenzione facciamo. No,
magari quando rivincerà la giostra si potrà valutare di rimettere mano, allora, però finché non vince... Bene, cioè... Speriamo bene, se ne fa altrettanti, qui con che si passa poi? Signora, qui queste strisce non si vedono più. Ecco, infatti potete dirlo al signor Comune? Al signor Comune lo diciamo. Al signor Comune, perché non si vedono. Abita qui lei? Sì. Quindi è difficile attraversare. Qui è sempre difficile anche quando... ci sono le strisce, perciò... Le macchine poi vanno troppo veloce qui? Sì, sì. Sì. L'illuminazione? Poca. Ieri sera forse erano fulminati, lo so. No, l'illuminazione c'è, diciamo che c'è. Quindi solo rimettere mano alla strada, insomma. Qui. Bene, sentiremo allora il signor Comune. Va bene. Ci sentiamo domani. Ciao.